dipendenti. Citazione scuola bus comunali, interrogazione proposta per questa prima della variazione di anno. Prende la parola consigliere Camaglioni. Buonasera a tutti, buonasera ai colleghi consiglieri, al pubblico in sala e a chi ci segue da casa. Presidente, preferisce che do lettura dell'interrogazione o che la riassumo brevemente? Può anche riassumere. Okay. No, questa interrogazione si è resa necessaria per effetto di un provvedimento che abbiamo adottato, almeno che è stato personalmente adottato e sottoscritto lo scorso aprile, come avete avuto modo di verificare, sulla base di alcune prescrizioni dell'ente certificatore, il Comune di Martinsicuro certificato EMAS, per cui nella verifica annuale per la conferma di questa importante certificazione l'istituto ci prescrisse proprio intorno alla metà di aprile di posteggiare i mezzi pubblici comunali, quindi parliamo sia dei mezzi dell'ufficio tecnico che degli scuolabus, in area aperta e distinta dal capannone di proprietà comunale che si trova in via di Vivari, e questo semplicemente perché dovevano essere espletate tutte le procedure per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Sulla base di questa situazione, di questa prescrizione, diedi disposizione appunto di parcheggiare i suddetti mezzi nell'area distante lo stabilimento ex Bontempi, area che nel frattempo era passata nella proprietà di una società che ho appositamente contattato e da cui ho interessato il benestare per questa situazione, per cui dall'inizio del mese di maggio di quest'anno, quindi parliamo 6 mesi fa, i mezzi comunali vengono parcheggiati in quell'area. Ora, va da sé che questa è una soluzione provvisoria e infatti, come scrivo poi, come i nostri consiglieri scrivono nella interrogazione, la situazione è passata, diciamo, in maniera tranquilla, perché c'è stata la primavera, l'estate, poi l'autunno anche piuttosto mite, ora che però le giornate diventano più fredde, si pone un problema anche effettivo di prevenire comunque eventuali guasti a questi nostri mezzi, e per cui noi si chiedeva proprio espressamente, in considerazione del fatto che con quella di questa sera siamo a 3 variazioni importanti di bilancio, se magari non fosse il caso di prevedere anche la messa a norma della nostra autorimessa, affinché appunto questo problema, questa situazione possa essere gestita secondo i migliori prismi, i dettami della sicurezza, perché io ho parlato di possibili guasti o avarie nei mezzi meccanici, ma c'è anche il problema di prevenire eventuali atti vandali, ci sono tante situazioni che chiaramente per n motivi scongiurano il parcheggio all'aperto dei suddetti mezzi. Allora, la richiesta, vi ringrazio per aver accolto questa nostra proposta, non è semplicemente un'interrogazione, vuole essere anche una proposta affinché si trovi il modo e la maniera per provvedere a queste incombenze, che da quanto ci risulta non comporterebbe, dico, la messa a norma della nostra autorimessa non comporterebbe cifre esorbitanti. Grazie. Per questa interrogazione chi risponde? L'assessore Topolini. Buonasera a tutti. Allora, per questa cosa ho fatto una ricerca, mi sono documentato, e da quello che pare, insomma, l'intervento non è roba di poco conto. Innanzitutto, faccio una premessa: dalla scheda che ho potuto reperire sul bene, si tratta di un capannone di circa 1100 metri quadrati.
infatti la scheda parla di una consistenza di 4.950 euro. Edificio costruito nel 70-80, e di fatto il valore di stima, almeno il bilancio di questo bene, è di 155.287 euro. Ora, avendo sentito poi gli uffici per le vie brevi, non esistono ancora per prima, è stata fatta la stima di massima e si parla di un terreno di 200.000 euro. E quindi di fatto a quelli che sono oggi i valori di mercato degli immobili, non si sarà considerato che non è 1.100 euro di guadagno, insomma la spesa di 200.000 euro è tutt'altro che cosa di poco conto, quindi evidentemente su questo, diciamo, su queste prescrizioni ai fini del rinnovo, il certificato della prevenzione dei incendi sono state previste delle prescrizioni particolari, quindi se così stanno le cose, quindi dovranno poi essere verificate, è chiaro che qui si necessita di un intervento particolare, ci vorrà una pianificazione finanziaria apposita, perché se poi arriviamo effettivamente alla conferma di questo budget di 200.000 euro per mettere a nuovo questa struttura, insomma ad oggi non è un mistero che si sono andati per la nomina a 150-200 euro per guadagno, vengono venduti, e del resto lo dice pure il valore di stima del bene. A bilancio sta a 155.000 euro, in pratica se così dobbiamo spendere per mettere la norma di più di quello del valore di bilancio che attualmente risulta dalla scheda patrimoniale dell'ente. Quindi è chiaro che recepiamo questo, senz'altro questo, diciamo, questa segnalazione, ma da quello che pare ci vorrà un esame particolare della vicenda e poi studiarci sopra un'operazione finanziaria ad hoc per poter risolvere il problema. Non era certamente una cosa possibile in questa manovra, perché avrebbe poi significato dover destinare praticamente quasi l'intero budget di cassa disponibile solo per questo intervento, nella serie, insomma, era difficile poter pretendere una cosa del genere. Se fosse stato qualche decina di migliaia di euro, magari, ma con 200.000 euro, se, ripeto, con il beneficio di inventario, però insomma notizia di questa mattina, le cose sempre vestono così, poi andrà fatto un'analisi specifica di questa situazione. Va da sé che comunque se i mezzi stanno chiusi nella rimessa, sono d'accordo con il consigliere Camello che insomma è meglio, non ci piove. Tuttavia dobbiamo pianificare finanziariamente questo tipo di intervento. Se la dimissione la richiesta è questa qua. Grazie. Ci sono altri interventi per questa interrogazione? Consigliere Foglia. Mi scusa, ma forse la prima. Voglio solo chiedere una cosa, perché saluto tutti ovviamente. Siccome ci eravamo lasciati al capigruppo che comunque le interrogazioni e la nostra mozione presentata sarebbero state rinviate, volevo capire come mai le interrogazioni dei consiglieri D'Ambrosio, Tomaioni e Corsi sono state messe all'ordine del giorno e non anche la mozione che è stata, diciamo, presentata e protocollata prima della capigruppo. Volevo un chiarimento per questo. Onestà, per quel che mi risulta, questa amministrazione ha già dato mandato agli uffici per fare la delibera di ricevimento di questa, per stipulare la convenzione con il tribunale. E quindi, se ben ricordo, la capigruppo, lo stesso sindaco disse: provvediamo immediatamente e rinviamo la mozione. Anti ufficiali io non l'ho visto. No. Passo il sindaco. Sì, grazie Presidente. Non ricordo bene, però su questo punto Dario dicevo che pur non essendoci ancora l'ufficiato, gli uffici avevano già mandato, stavano vedendo per dare gli atti proprio per avviare l'accreditamento presso il tribunale. Allora dicevo che a questo punto, cioè, probabilmente non serve nemmeno portare la mozione, perché gli uffici stavano già muovendo. Infatti non senti dissi di andare proprio a verificare che tutto stava, poi questi giorni lo sentite ironicamente, quindi state vedendo tutti quelli che sono i passati.
l'accreditamento. Beh, la mozione è un indirizzo che il Consiglio dà, ovviamente. Provarla significa dare più forza al... Non c'era nessun tipo di... Mi ricordo che eravamo rimasti così, ma non mi ricordo male, però pensavo una volta... No. Avevo capito che rimandavamo alla prossima, al prossimo consiglio, proprio perché nel frattempo, se comunque ci stava già qualcosa di ufficiale, potevamo anche approvare direttamente la mozione e la delibera, non è un problema, perché volevo fare la mozione, era solo per capire, questo passaggio che non era... Diciamo così, vediamo a che punto stanno gli uffici settimana e poi magari decidiamo. Ovviamente poi la concretezza dei passaggi si fa ovviamente con gli uffici, con gli atti, con la convenzione, con tutto quello che è necessario, però comunque non era la nostra intenzione comportare, ma semplicemente confermare che è stato dato già in carico al delegato, affinché predisponesse questo atto, quindi in senso proprio di concretezza, solo per questo. E per quanto mentre le interrogazioni abbiamo pensato di rispondere in questa seduta, non perché non volessimo fare scuola a lei il problema. Era perché ci eravamo lasciati così che rinviavamo, però ripeto, se si fa la delibera direttamente per me va benissimo. Si fa direttamente. Per me è un fatto positivo per il comune, come promozione, come delibero, per me non cambia. Ma comunque una delibera di giunta, no, e l'indirizzo era stato già, anche precedentemente, alla mozione già dato da parte di questa amministrazione. Comunque penso che in settimana si formalizza il tutto e poi, come tutte le delibere, lei porta bene. Passiamo alla seconda interrogazione. Utilizzo della pagina Facebook Comune di Martinsicuro. Consigliere Costa. Buonasera a tutti. Leggo la nostra interrogazione in quanto ci sono diverse persone presenti in sala. L'utilizzo della pagina Facebook Comune di Martinsicuro. Notiamo come sempre maggiore frequenza che la pagina Facebook Martinsicuro, Comune di Martinsicuro, opportunamente per comunicare le attività istituzionali dell'ente e dei principali appuntamenti sportivi e socioculturali del territorio, ospita anche comunicati stampa del sindaco o della maggioranza consigliare di risposta ad eventuali rilievi mossi dai gruppi politici di opposizione. Riteniamo che la cosa non sia assolutamente corretta, in quanto questa pagina, così come è stata concepita e veicolata dalla nostra amministrazione comunale 5 anni fa, debba essere esclusivamente uno strumento informativo senza diventare contenitore di posizioni politiche di alcun genere. Con la presente, pertanto, chiediamo quanto segue. Quale figura dell'organico comunale o esterna è in possesso della password e a che titolo cura le predette pubblicazioni? Redigere un breve regolamento finalizzato a disciplinare questo aspetto o, in subordine, inserire un articolo in sede di modifica del regolamento del Consiglio Comunale. E l'ultimo, nel frattempo, invitiamo le figure in indirizzo, quindi il Presidente del Consiglio, il Sindaco e il Segretario Generale, a vigilare per l'avvenire affinché non abbiano a rivedersi pubblicazioni di contenuti di parte. Abbiamo fatto questa interrogazione in quanto 5 anni fa si è deciso di concerto con l'amministrazione Camaglioni di ovviamente di preparare questa pagina soprattutto per un aspetto turistico e culturale e anche di informazione. Oggi, grazie alla tecnologia, riscontriamo, se non vado errato, che uno degli ultimi articoli pubblicati su questa pagina è stata fatta in una città, credo Vasto, perché oggi con la tecnologia, in base a dove si pubblica questa notizia, c'è il collegamento del posto. E lì c'è tutto spontaneo, oltre agli aspetti politici, Molise, non ricordo bene, comunque non era Martinsicuro. C'è tutto spontaneo, l'idea di fare questa interrogazione, uno per questo motivo, quindi per capire chi è l'organizzatore di questa pagina, e due, cercare di utilizzarlo solo e esclusivamente per scopi
di interesse pubblico e non politico da ambe le parti. E quindi vogliamo una risposta, non so chi possa darci questa risposta, a questi nostri quesiti. Grazie. Sindaco Bagnoni. Sì, grazie Presidente. Rinnovi quello che pensavo di aver chiarito già in sede di commissione, ma evidentemente insomma è importante ritornarci. E prendo atto insomma dell'interrogazione. Come vi ho detto, non risulta nessuna frequenza, ma è stato un solo caso in cui la persona, che è sempre la stessa, risulta che arrivasse, insomma, non so che cosa accadeva in precedenza a noi, adesso c'è soltanto un personale interno, nessun personale esterno agli uffici comunali, alla password, che per insomma, un mero errore ha preso un mio intervento sulla pagina Massimo Maglione Sindaco, riportando, questo è durato penso forse una giornata, che quando io mi sono accorto è stato tolto. Non mi sembra sinceramente una cosa così grave da poter attribuire poi responsabilità da questo punto di vista di voler utilizzare un profilo istituzionale. Ne assumo io la responsabilità di ciò che è accaduto, insomma, quindi sicuramente l'ufficio l'ha fatto in perfetta buona fede, ma ripeto, se ne è stato tolto poche ore dopo quando è stato messo, non mi sembra che fosse un aspetto di così tanta importanza. Però siccome sono voi, siete molto attenti ai social, sono voi avanti le 50 amministrazioni ancora di più adesso, insomma, ne prendo atto, ma l'utilizzo sarà sempre soltanto quello istituzionale, senza nessun altro fine. Chiaramente non abbiamo bisogno del profilo istituzionale per dire o per comunicare quello che facciamo, ma abbiamo altri profili. Quindi insomma, mi auguro che questa risposta che già vi avevo dato, insomma, vi soddisfi, soprattutto vi tolgo ogni tipo di dubbio su quello che questo è stato un intento, ripeto, amministrazione, per cui insomma le password le devono avere solo ed esclusivamente gli uffici, perché è istituzionale, e non gli amministratori. Insomma, in passato non mi pare che sia così, ma insomma, non fa niente. Adesso parliamo del futuro. Grazie. Insomma, giusto per la replica. Grazie al sindaco, ma io in commissione, come pensai, non ero presente e mi ha fatto piacere sentire queste parole. La tua ammissione che comunque quella cosa non doveva essere fatta. Noi abbiamo fatto soltanto una semplice comunicazione per avere una risposta ufficiale. Grazie. Ci sono altri interventi? Quindi procediamo alla proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 42 del variazione al bilancio di previsioni finanziarie 2017-2019, articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267-2000. Consigliere Topolini, assessore Topolini, scusate. Buonasera a tutti, no, riprendo la parola per questa variazione di bilancio. Ve la illustrerò con un approccio diverso da quello che è quello normale delle carte o dei tecnicismi, ma parlando poi di quello che è la sostanza di questa manovra. Di fatto si tratta di una manovra di tipo espansivo che cerca di investire sul territorio sia in termini di ricerca e sviluppo e in termini di manutenzione delle infrastrutture. Una manovra che cuba circa 900.000 euro e che da un punto di vista delle linee di finanziamento ripropone come finanziamento a titolo di mezzi propri, quindi dell'EFRA, una cifra di circa 790.000 euro, mentre la restante parte di 310.000 euro viene finanziata con mezzi diversi e quindi segnatamente il ricorso a un'operazione di mutuo. Per quanto riguarda la parte relativa ai mezzi propri, quindi che ammontano a circa, come abbiamo detto, 590.000 euro, c'è l'impiego di un avanzo tecnico di bilancio di 315.000 euro. L'impiego della restante parte della polizza FB immobiliare, ex FB immobiliare, di circa 100.000 euro,
L'impiego della restante parte della polizza relativa all'evento sisma, che ammonta a circa 94.000 euro. C'è un emolumento poi di circa 30.000 euro che è relativo alla quota parte che può essere utilizzata in bilancio dell'amministrazione per quanto riguarda le sanzioni applicate per violazione del codice della strada, parliamo di 30.000 euro, e poi una parte del risparmio in termini di interessi che è stato ottenuto attraverso il calcolo degli interessi per la vicenda del debito fuori bilancio Bracchi, che ammonta a oltre 113.000 euro di interessi ricalcolati dagli uffici con l'approvazione dell'assessore del bilancio, e quindi in termini prudenziali, anche perché la situazione è ancora in corso di definizione, andremo ad impiegare la somma di 50.000 euro che quindi vengono recuperati attraverso quest'opera di controllo. Quindi arriviamo a questa cifra di 590.000 euro della manovra che viene finanziata con mezzi propri, quindi autofinanziamento. La restante parte, come dicevo, 310.000 euro attraverso l'accensione di un muro. Veniamo quindi poi a quello che è il discorso degli impieghi. Per quanto riguarda il muro, 310.000 euro, questo verrà destinato a un progetto di riqualificazione, quindi di ampliamento dei lavori del cimitero di Villa Rosa. Va detto qui che esistevano due progetti, sia uno per quanto riguarda il cimitero di Marchese Cura, uno per quanto riguarda il cimitero di Villa Rosa, ma da sé da una parte dobbiamo comunque sempre cominciare, e comunque avendo, qui parliamo del discorso dell'avanzo di bilancio di 315.000 euro. In questo caso, quindi, questo avanzo viene applicato nel cimitero di Villa Rosa, perché il progetto in termini di importo è grosso modo congruo, perché parliamo di un progetto di 327.000 euro, cosa che invece non succede per Martinsicuro, dove abbiamo un progetto per oltre 500.000 euro, e quindi diciamo, si inizia curando questo discorso del cimitero di Villa Rosa, proprio perché abbiamo la possibilità di impiegare una cifra che è grosso modo analoga. Tornando invece al discorso del muro, il muro di 310.000 euro verrà impiegato per la realizzazione di un progetto di realizzazione delle linee delle acque bianche per la risoluzione di un problema che esiste su tre vie della città, via Tevere, via Tagliamento e via Vicenza. Quindi abbiamo questa seconda linea, l'impiego dei fondi delle infrastrutture, finanziata appunto attraverso questo muro di 310.000 euro. La restante parte delle cifre viene poi impiegata in diversi progetti, tra cui la realizzazione di una rete wifi per le scuole, che ammonta a una cifra di circa 9.500 euro, il completamento dell'opera di manutenzione del verde, in particolare per il taglio di tutte le palme, i tronchi delle palme che sono mai secchi. Parliamo della zona lungomare per un importo di circa 20.000 euro. Abbiamo poi una cifra di circa 1.700 euro mensili che riguardano un progetto di digitalizzazione dei documenti dell'ente, proprio per avere la possibilità di poter consultare tutte le pratiche dei documenti che fanno parte proprio della gestione del comune, a questo è in linea con i progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione, e quindi si porterà avanti questo tipo di progetto proprio per favorire anche gli utenti, particolarmente i cittadini, quando devono consultare i documenti, avranno la possibilità di poterlo fare attraverso questo sistema, e quindi risolvendo molti problemi di archiviazione dei documenti di tali vecchi di anni che spesso è difficile poter consultare. C'è un progetto poi che costa pochi euro, ma relativo al discorso del controllo per l'abbandono sul territorio dei rifiuti, quindi verrà, come dicevamo, con tutta probabilità stipulata una convenzione attraverso un servizio di polizia amministrativa con delle guardie ambientali proprio per poter affrontare in maniera sistematica questo tipo di problema.
E anche qui con questo tipo di sistema si fa bilancio, si crea risparmio, perché ha da sé che poi dover continuamente rimuovere sul territorio e comprare rifiuti di ogni genere, questo non va nient'altro che aggravare ulteriormente il peso sulle casse comunali, perché si devono poi andare a pagare denari alla polizia di distretti e giustamente quanto di spettanza per poter andare a raccogliere e smaltire questi rifiuti. Quindi con quest'opera si cercherà di arginare il problema. Abbiamo poi dovuto sostenere una cifra di circa 12.000 euro per i noti eventi delle piogge che ci sono state un paio di settimane fa, quindi a titolo di somma urgenza. La cifra, almeno a tutt'ora, è di circa 12.000 euro, dovranno essere fatte magari delle ulteriori stime, quindi per adesso abbiamo appostato questo valore di 12.000, speriamo che non si richieda poi un ulteriore esborso monetario. Una cifra poi di circa 30.000 euro andrà destinata ad un incremento della consistenza del piano di zona, che è praticamente quello strumento attraverso il quale l'Unione dei Comuni si occupa di tutta una serie di servizi per quanto riguarda l'assistenza sociale del territorio. È un piano che costa alla nostra città circa 310.000 euro all'anno. In base all'ultima relazione consultiva, questo budget non è stato sufficiente e quindi vi è stata la necessità di doverlo reintegrare con una cifra di circa 30.000 euro. Credo di non dimenticare altro, abbiamo cercato di fare quindi una analisi abbastanza esaustiva di tutto quello che si vede scritto all'interno delle carte di vari capitoli di bilancio. Poi vi sono alcune partite di giro che sono state gestite in completa autonomia da parte degli uffici attraverso dei recuperi di spesa nell'ambito dei fondi relativi alla gestione personale. Situazione con le quali poi sono andate a sistemare altre partite, quali utenze, titolo di luce, gas, acqua e quant'altro, per poter quindi riequilibrare il bilancio in tutte le sue poste e determinare una quadratura precisa. Un'osservazione che possiamo fare su questa manovra di bilancio, ed è abbastanza significativa, che su un importo di circa 900.000 euro complessivamente impiegati, si vanno a destinare, e questa è probabilmente la parte secondo noi più importante, una cifra di 100.000 euro sulle progettazioni. Quindi sviluppare progetti su vari tipi di ambiti per essere pronti con delle progettazioni esecutive a poter attrarre quelle che sono le fonti di finanziamento esterne e quindi segnatamente fonti di finanziamento regionali, europee, ministeriali e quant'altro. Tutto questo significa aver destinato oltre l'11% dell'intera manovra alle progettazioni, quindi segnatamente a quello che è il settore ricerca e sviluppo, perché ricerca e sviluppo si fa proprio attraverso queste cose, cioè avendo la possibilità di avere i progetti pronti quando si manifestano le occasioni, di poter intercettare i finanziamenti delle sedi competenti. Come si suol dire, non si deve essere solamente fortunati a trovarsi in determinati tipi di situazioni, ma bisogna anche farsi trovare pronti a cogliere l'opportunità. In questo caso, investire così tanto nelle progettazioni significa precostituire le condizioni affinché nel momento in cui certi tipi di occasioni si dovessero presentare, noi siamo pronti per poter cogliere l'opportunità. Un altro dato significativo è quello dell'investimento sulle infrastrutture. Abbiamo infatti detto che destiniamo una cifra di 310.327.000 che occupano 637.000 circa, sul totale quindi di 900.000 euro. Questo significa aver investito oltre il 70% delle risorse a disposizione su investimenti di carattere infrastrutturale. Se quindi facciamo una somma di questi valori, significa che l'ente
con questa manovra va ad investire oltre l'81% delle risorse disponibili a tutela delle infrastrutture e per investire sul futuro, cioè sulle progettazioni. Quindi abbiamo, come dire, diretto le risorse verso tutto ciò che ci possa consentire di migliorare lo stato delle cose in termini attuali e in termini futuri e prospettici. Questo è il rendiconto di tutto il lavoro che si è fatto nelle ultime settimane. Se avete grosse osservazioni, domande o qualunque tipo di altra considerazione da fare, sono a disposizione. Grazie. Ci sono interventi? Richiamando quella che era, diciamo, l'interrogazione sul FEI.
siccome guardando anch'io l'analitico che ho preso, avevo notato una voce che non era stata, diciamo, rappresentata dal consigliere, dall'assessore Tomolini, relativamente a spese per attività di comunicazione e informazione pubblica a partire dal prossimo anno, quindi 12.200 euro per il 2018 e 2019. Quindi ho messo un punto interrogativo perché non capivo di che cosa si trattasse. No, vabbè, poi diciamo per il resto è ovvio, diciamo, sono tutti interventi utili, quindi io non posso che ovviamente sperare che si facciano. La preoccupazione, visto che siamo a dicembre, credo che si debbano iniziare a fare le gare entro il 31, credo. Quindi diciamo mi auguro che si stia anche gli uffici si stiano attivando per accelerare i tempi perché sono abbastanza, diciamo, brevi. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Costa. Io vorrei delle delucidazioni dall'assessore. Io ho visto nel piano triennale delle opere che ci sono degli interventi, tra cui il bypass di Villa Rosa di Via Franchi, 150 euro, la realizzazione di un po' di sistema di Via Umbria, l'ampliamento del cimitero di Villa Rosa, ma manca Via Bolzano. Via Bolzano che una di quelle vie problematiche che conosciamo tutti, noi abbiamo passato tutto diverse nottate in quella via, credo che purtroppo succederà ancora, non è stato inserito. Quindi chiedo perché non è stato inserito. E la seconda domanda è inerente a questi lavori che voi avete intenzione di fare. Nel piano triennale delle opere ci sono delle scadenze. E proprio su quello del cimitero di Villa Rosa, qui è riportato che questi 327.000 euro si faranno inizio lavori a febbraio 2018 e fine lavori aprile 2018. Quindi la domanda è questa, cioè intervenite nel 2017 per l'aspetto finanziario e fare i lavori nel 2018? Non è di competenza del 2018? Prego. Altre domande? Consigliere D'Ambrosio. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io giusto una breve, questa è la seconda variazione che facciamo, la terza variazione di bilancio. Noi purtroppo ne facciamo una sola perché tutti questi soldi a disposizione non ce l'avevamo, quindi ne facciamo una sola perché poi per litigare una volta sola. Invece qui la disponibilità che abbiamo lasciato all'amministrazione entrante ha permesso di poter investire su più opere nel territorio. Bene, ben venga, sono tutte opere che servono, probabilmente ce ne servono altre 10 volte tanto di somme del genere per poter fare altri interventi sul territorio. Io volevo ringraziare l'amministrazione perché per aver accolto le mie pressioni dell'ultima volta sul discorso delle progettazioni. Io l'altra volta mi accalorai su questo tema, mi auguro che si ponga nuovamente l'attenzione sulla verifica delle vulnerabilità sismiche degli edifici scolastici. Vedo che le somme adesso ritengo che possono essere comode per fare questi interventi e mi auguro che vengano fatti prima possibile. Non voglio entrare nel merito degli singoli interventi che si prevedono su questo bilancio perché tanto, voglio dire, sono tutte opere che sono necessarie, adesso le priorità giustamente le dicete voi, quindi adesso stare a dire se è più importante il cimitero di Villa Rosa, il cimitero di Martinsburgo potrebbe essere assolutamente superfluo. Io l'unica cosa che mi è saltata all'occhio e sono rimasto un po' perplesso è che alla fine con 1.600.000 euro di disponibilità non si è potuto investire nemmeno un euro nella sicurezza. Cioè io sul capitolo della sicurezza perlomeno non l'ho trovato, ho cercato di spulciare
il bilancio e vedere se c'erano delle somme a disposizione, magari per, dico, magari per potenziare le telecamere, magari per fare altri tipi di interventi sul territorio, visto che l'argomento sicurezza è un argomento importante al quale tutti quanti insomma, ci teniamo, è un argomento che è stato anche oggetto di campagna elettorale da parte di tutti e quindi mi aspettavo almeno una piccola somma che potesse andare a, in questa direzione e quindi non trovare capitoli, interventi e somme su questo capitolo della sicurezza sinceramente mi lascia perplesso, insomma, perché voglio dire la possibilità c'era, anche poco, ma c'era. Ecco, grazie. Consigliere Camaglioni. Grazie Presidente, ma io al pari dei miei colleghi non effettuerò un intervento sul merito quanto sul metodo e vi prego non prendetemi come idealista e come persona che ritorna sulle questioni perché la lingua batte dove il dente vuole. Chi mi ha preceduto ha fatto gli interventi tecnici tirati, i colleghi del Partito Democratico, i miei colleghi, compagni di viaggio. Io voglio tornare per un attimo, pur rendendomi conto che si è delegati dal popolo sovrano per amministrare e quindi democraticamente i cittadini ci delegano, quindi è giusto che queste decisioni, questo criterio con il quale dare un indirizzo, si è ribadito prima, alla terza variazione di bilancio sia scelto d'imperio dalla maggioranza, d'imperio attraverso un confronto tra le forze di maggioranza. Stiamo parlando di 598.000 euro l'11 agosto, 857.000 euro il 17 ottobre, 900.000 euro quest'oggi. Però io voglio ricordare che c'è una richiesta di Consiglio Comunale aperto il 28 di agosto, quindi sono passati 90 giorni abbondanti, che non solo non si è tenuto questo momento di confronto con la cittadinanza. Ricordo che non è un mio pallino, lo avete scritto voi. Noi faremo, laddove possibile, un consiglio comunale al mese. Quindi, magari, senso democratico, confronto con i cittadini avrebbe voluto che questo momento si fosse organizzato, perché ricordo, l'11 di agosto abbiamo anche tenuto conto dei tempi, insediati da 40 giorni, l'estate e quant'altro, su questo argomento si era preferito glissare, fermo rimanendo che ancora non era stata protocollata la richiesta. Però ora c'erano sia i tempi che le condizioni. Poi, ripeto, sulla destinazione oggettiva e scientifica che è stata data alle partite di bilancio che hanno trovato il colore nero, quindi l'avanzo di amministrazione, nessuno disquisisce, sono scelte mirate, sono scelte che vanno in una certa direzione, un di potenziamento di determinati aspetti, però male non sarebbe stato se ci fosse stato questo momento di incontro, né non si potrà rispondere sì ma abbiamo fatto gli incontri con i comitati di quartiere, quelli ne abbiamo fatti centinaia in 5 anni, non sono momenti di rimenti, sono momenti di confronto dove tra l'altro sono intervenute quelle delle associazioni che magari hanno fatto un po' da riempipista, quindi. E poi sono momenti, se vogliamo, anche eterogenei. Invece un consiglio comunale aperto avrebbe comunque dato continuità alle vostre premesse e alle vostre promesse, quindi lo sto dicendo anche pro domo vostra, non è un mio pallino. Stante anche il fatto che laddove ad inversione di ruoli voi lo avete chiesto, con i nostri tempi però le situazioni sono state sempre gestite. Quindi questo è un elemento di rammarico, perché insomma questa sera potevo avere uno sguardo ben più indulgente di plauso verso queste scelte che oggettivamente non erano comunque dilazionabili, però si poteva tenere conto, ecco, di un certo sentimento popolare. Poi voglio fare mia anche la raccomandazione
diciamo anche la raccomandazione è il pensiero del consigliere Foglia che vi invita, che vi esorta ad affrettarvi, perché non credo che tutte le situazioni disposte con la prima variazione di bilancio siano partite, quindi c'è ancora da spendere qualche soldino, e è vostro interesse, come pure interesse quello della città, vedere queste spese compiute, procedimentalizzate e finalizzate ad effettive procedure di evidenza pubblica. Mi riferisco a una cosa su tutte, la pulizia dei fossi, ne risulta che ne sia stato fatto uno o un altro con l'intervento del consorzio di politica, ma questo è solo un esempio di scuola. Ci sono altre situazioni legate alla prima variazione di bilancio votata l'11 di agosto che vanno concluse per la vostra credibilità e per il bene anche della città. Grazie. Le repliche, diciamo, ai vari interventi dei consiglieri che si sono succeduti. Assessore Tomolini. Grazie. Grazie Presidente. Procediamo nell'ordine. Partiamo dalle udienze del consigliere Capriotti. Allora, da sé che ci abbiamo avuto quella spesa straordinaria della parte diciamo iniziale del mandato, quello che poi è stato risistemato ulteriormente perché i famosi 160.000 andavano a coprire le maggiori uscite per quanto riguardava l'annualità 2016. Per i primi sei mesi ci sono state però altre spese da dover fronteggiare, che chiaramente sono state, perché comunque l'adeguamento della tariffa, almeno queste sono state le parole degli uffici se non mi ricordo male, si è già intervenuti per poter adeguare la tariffa tramite la stipula di un successivo contratto per la fornitura dell'energia. Però è chiaro che questo è intervenuto nel mese, se non mi ricordo male, di cos'era, o agosto. E quindi è chiaro che bisognava coprire l'esborso relativo ai primi 7-8 mesi. E quindi chiaramente andavano fatte le regolazioni sull'anno 2017. E quindi di qui quelle, diciamo, quegli aggiustamenti, partite di giro che sono stati fatti dagli uffici in autonomia, che chiaramente poi all'osservazione che è stata fatta dal dirigente per dire che facciamo su queste cose, beh, la prima cosa da fare è pagare, chiaramente. La prima cosa che bisogna fare è pagare. Quindi questo l'abbiamo risolto. Poi per quanto riguarda il discorso delle convenzioni, perché mette in evidenza il fatto del MEPA, se non mi ricordo male, in una conversazione fatto con uno dirigente mi diceva che queste quote di energia presenti su MEPA sono contingentate, quindi di fatto ne esiste una quantità diciamo limitata da poter acquistare su MEPA, e quindi quando poi queste quantità si esauriscono, parlo al condizionale che l'hanno seguito direttamente, non vi è una possibilità diretta di adeguarsi immediatamente, quindi è stata utilizzata una forma per poter comunque adeguare le tariffe facendo un contratto con un distributore di energia elettrica per poi doverci comunque rimettere mano, però è chiaro che da quello che risulterebbe le tariffe attualmente sono state riviste al ribasso. Questo è quello che mi disse poi il dirigente, che era stato poi prontamente, diciamo, avvisato della situazione, perché tutto questo poi emesse nel corso della prima manovra di bilancio quando abbiamo messo in evidenza questo discorso. Poi per quanto riguarda il consigliere Foglia, i 12.300 euro, con diciamo, il passaggio a città che ha quindi una densità demografica superiore ai 15.000 abitanti e quindi la modificazione del modello amministrativo che prevede quindi diciamo, l'utilizzo della stampa attraverso un ufficio stampa dedicato proprio, quindi si deve costituire un ufficio stampa all'interno dell'ente,
Questa cifra, quindi 12,2, è necessaria proprio per andare a precostituire questo ufficio, che avrà proprio le funzioni di curare i rapporti esterni alla stampa. Non è del resto mistero che attualmente tutti i comunicati stampa che vengono fatti sotto forma di nota del sindaco, che comunque si sta prestando a questo tipo di, diciamo, di lavoro, ma è naturale che poi con tutte le città che hanno questo tipo di nuovo, diciamo, regime amministrativo, anche qui bisogna risolvere questo tipo di problematiche. Va detto anche questo che l'assunzione di un dipendente a tempo pieno a livello ARCO non è un mistero che costa dai 35 ai 40 mila euro, quindi inserire una cifra di 12 mila euro la dice tutta sul fatto, diciamo, è stato utilizzato un criterio di forte risparmio di spending review anche su questo tipo di, diciamo, di spesa che comunque è appunto necessaria proprio per questioni regolamentari. Poi per quanto riguarda il consigliere Corsi, il discorso di via Bolzano, noi abbiamo dei limiti di bilancio, il nostro limite teorico di bilancio, perché poi dobbiamo sempre fare i conti con il famoso patto di stabilità, perché poi chi lo viola rimane a piedi per due tre anni, ma a piedi non ci rimangono tanto gli amministratori quanto la città, e noi questo non lo vogliamo fare, segnatamente sottoscritto non lo vogliamo fare. Quindi si è scelta la possibilità di realizzare intanto, diciamo, per poter accedere a questo mutuo per realizzare via Vicenza, via Tagliamento e via Tenere, se non mi ricordo male, ma diciamo nel plan, nel cronoprogramma esiste anche via Bolzano, che dovremo riprendere nell'annualità del 2018 nel momento in cui si creerà lo spazio di bilancio per poter acquisire anche quel mutuo. In questa fase non era assolutamente consigliabile, né tantomeno praticabile, utilizzare il bilancio al limite. Quindi abbiamo preferito non utilizzare a livello potenziale il bilancio al limite per poter poi riesaminare il discorso nel bilancio di previsione 2018. Per quanto riguarda poi il discorso dell'avanzo, allora, c'è il Cimitero di Villa Rosa, questa è una questione, diciamo, puramente tecnica. L'intervento viene fatto chiaramente nel 2018, l'impegno delle risorse viene fatto nel 2017, l'unico vincolo che c'è in termini di puro tecnicismo di bilancio pubblico è impostare praticamente la gara, sostanzialmente, per questo tipo di investimento. Quindi si può benissimo appostare adesso la cifra per poter poi andare a realizzare l'investimento nel 2018. Questo tecnicamente è possibile, almeno quello che segnalo gli uffici. Per quanto riguarda il consigliere D'Ambrosio, sicurezza. Il fondo per la sicurezza verrà precostituito attraverso l'accantonamento di parte delle indennità degli amministratori. Quindi le indennità di mandato degli amministratori con una determinata percentuale verranno potenzialmente anche utilizzate per questo tipo di finalità. E stiamo anche curando dei progetti per la tutela e la sicurezza del territorio attraverso i quali si potrebbero precostituire dei fondi di autofinanziamento con le quali poi andare ad alimentare questo fondo. Quindi non è una cosa della quale ci siamo dimenticati, ma lo andremo a curare attraverso questo tipo di progettualità. Penso di aver esaurito quelle che sono, diciamo, le risposte sul piano tecnico per quanto riguarda il nome del bilancio, e poi insomma, ci sono altre osservazioni. Attendere le vostre considerazioni. Grazie. A questo punto procediamo a sindaco. Grazie. Sindaco. L'ultima domanda poi vi lascio la parola. Giustamente. Consigliere Corsi. Grazie, Presidente. Io non ho capito bene il discorso che di 12.000 euro, cioè è uscito un obbligo per il comune di Martinsicuro di avere l'ufficio stampa, quindi chiedo al segretario se ci fa vedere dei documenti, perché noi non... Vi faccio vedere? Sì, perché io devo...
questa cosa non sapevo noi, quindi c'è l'obbligo superiore a 15.000 abitanti di predisporre una persona che si occupi delle comunicazioni della stampa. Ma prego, sindaco. Sì, grazie. Io ho ricevuto proprio nel quest'altra questione una nota prima formalmente, poi insomma anche formalmente da parte dell'ordine dei giornalisti, che sostanzialmente abbiamo una normativa, se non ricordo, sul fatto insomma che tutta quella che è la comunicazione istituzionale deve passare attraverso un canale dell'ufficio stampa. Chiaramente, come ben sapete, soprattutto per i comuni sopra 15.000 abitanti c'è insomma il diritto di poter avere all'interno dello staff una figura che si occupa anche della segreteria, di tutto il resto. Questo però va ad incidere, come cade in tutti i comuni, va ad incidere sulle spese del personale a tempo determinato. La nostra scelta chiaramente è quella insomma di non andare ad incidere su un importo che già è risicato, che viene utilizzato per l'assunzione del personale delle scuole, l'assunzione dei gestivi, e quindi abbiamo pensato di destinare una minima risorsa per quello che sarà questa attività di comunicazione istituzionale, che potrà essere anche insomma di eventualmente di supporto, però insomma quello è l'aspetto principale. Però insomma chiaramente noi per adesso ancora non abbiamo fatto nulla, abbiamo soltanto previsto un'eventuale somma che poi insomma verrà messa in atto nel 2018, ma chiaramente condivideremo quella che è la normativa di riferimento. Tornando invece al discorso relativo a questa variazione, io credo veramente che il dato importante, che poi è quello che abbiamo seguito sin dall'inizio sulla divisione degli importi, per cui insomma già dalla prima variazione alla seconda si chiedeva perché non erano state messe somme per le progettazioni. Chiaramente la cosa più importante che ci siamo detti tutti quanti dall'inizio è quella di programmare e progettare in maniera seria, e quando si destinano le risorse soprattutto sulla progettazione era importante, ed è importante, sarà importante dedicare queste somme soprattutto su quegli assi per cui noi sappiamo che stanno uscire i bandi e che ci sono finanziamenti. Noi dobbiamo pensare, cercare di investire le proprie risorse che abbiamo dove possiamo ottenere una compartecipazione da parte di enti sovracomunali per investimenti importanti. Per questo abbiamo atteso, insomma, qualcosa sapevamo, abbiamo saputo ultimamente, soprattutto su quelle che sono le opportunità future per tre macro settori, che è l'edilizia scolastica, il discorso delle piste ciclabili e il discorso di interventi strutturali sui canali di scuola. Sotto quest'ultimo aspetto, come ben sapete, per poter ottenere, parliamo di pulizia di canali scuola, che chiaramente entro il mese verranno fatte, parliamo di interventi strutturali su quegli assi principali che danno problematiche maggiori. Chiaramente noi dal punto di vista critico abbiamo un paio di criticità importanti a Villa Rosa, all'altezza del posto di Arranchi, il posto di Acabri e delle Messi, che sono due delle situazioni più critiche segnalate in maniera chiara in uno studio progettuale effettuato dalla Regione Abruzzo di essere arrivato. Per cui però per poter ottenere dei finanziamenti è necessario l'inserimento all'interno della piattaforma Redis che richiede la previsione del progetto esecutivo. Noi anche dopo un incontro avuto con il governatore della Regione Abruzzo alcune settimane fa, in cui abbiamo sollevato questa questione e anche gli importi dei progetti, insomma, che la Regione conosce benissimo, chiaramente abbiamo individuato la prima priorità, che è quella del posto di Via Franchi, quando viene intervenire in maniera parziale, perché l'intervento totale sulla base del debito criminale esistente di 1,5 milioni di euro, una somma insomma, che chiaramente non possiamo auspicare di avere subito, però pensiamo di fare insomma per almeno il tratto finale. Su questo insomma, c'è stata anche una condivisione le settimane scorse con lo studio, con le persone del quartiere, con cui abbiamo condiviso anche il tipo di intervento, e sarà uno degli aspetti che verrà preso in considerazione sicuramente, quindi affinché noi nei primi mesi del 2018 potremo avere l'esecutivo, mi auguro, poter inserire all'interno della piattaforma e poi accedere al definanziamento. Stessa cosa per quanto riguarda il discorso dell'edilizia scolastica, oltre all'intervento sulla scuola di Via Cosa Matrice, che partirà, entro quest'anno. Chiaramente dovremo, qui chiaramente noi, anche sulla base di quelli che saranno i risultati delle vulnerabilità sismiche, condivideremo anche insieme
insieme la strategia per intervenire almeno su una struttura del nostro territorio in maniera appunto strutturale, per vedere anche come potremmo intervenire. Quindi, ripeto, il risultato delle verifiche sismiche ci potranno aiutare. E quindi questo tipo di ragionamento ha inciso anche sul perché abbiamo indicato come interventi per cui, che possono partire con il nuovo adesso, e parliamo di interventi di efficienza e di dettagliamento, perché anche sono gli unici a dare l'importo per cui abbiamo già un progetto definitivo esecutivo. Su via Bolzano il progetto che è in fase di definizione ha degli importi molto elevati che l'ufficio sta pure verificando, quindi insomma anche un'apposta commissione sarebbe pure bene importante che lo condivideste anche voi, perché chiaramente si tratta di una delle maggiori criticità del nostro territorio, che sicuramente nei primi mesi del 2018 vedrà un progetto da poter mettere a ipotesi di gara. Ecco perché quindi non viene inserito, non è stato inserito in questa fase, proprio perché adesso abbiamo messo tutte le risorse che, per cui riusciamo a far partire le gare, anche sulle progettazioni sarà importante far partire la gara dei progettisti sulla base di queste tre direttrici che vi dicevo, compreso il discorso del time to cost, per cui anche qui c'è un'assegnazione di massima di 15 milioni di euro per le piste ciclabili divise tra le quattro province. Quindi noi dobbiamo riuscire a ottenere più somme possibili, però per avere questo chiaramente dobbiamo avere, ripetiamo sempre la stessa cosa, non abbiamo progetti definitivi esecutivi per tante situazioni e questa sarà la sfida, perché poi adesso abbiamo ragionato su somme disponibili a seguito di una causa che abbiamo vinto, di una polizia espulsa, insomma la sfida nostra è quella di far arrivare somme, perché la politica fa il proprio ruolo, cioè trova finanziamenti sovracomunali, noi siamo qui per questo, quella sarà la nostra sfida, per farlo dobbiamo avere dei progetti, quindi chiaramente abbiamo distolto delle risorse che dobbiamo utilizzare per fare qualche strada in più, qualche intervento di contenzione in più, importantissimo, perché pensiamo che così facendo nel 2018 potremo far arrivare la nostra città finanziamenti importanti, ma chiaramente non ci dimentichiamo in tutte le somme che mettiamo a disposizione anche un'attenzione a tante altre situazioni dinamiche dal punto di vista infrastrutturale, quella dell'erosione costiera ad esempio, in merito alla quale dobbiamo già pensare da adesso a cosa faremo per la prossima stagione estiva, visto che dovremo occuparci non solo del ripascimento ma soprattutto di una difesa della costa che, in merito alla quale insomma abbiamo diverse tipi di problematiche, però quello che abbiamo seguito è stato questo tipo di ragionamento per cui, come avete capito bene già dalla prima variazione, noi abbiamo messo la maggior parte delle risorse per quanto riguarda il discorso di pulizia di posto, interventi sulle scuole, manutenzione ordinaria e straordinaria, manutenzione del verde che ci troviamo in condizioni che vediamo tutti quanti, e quindi abbiamo un po' seguito questo filone. Pensiamo di aver fatto un lavoro anche ascoltando le persone, perché al di là del consiglio aperto, insomma, la Quirinale io la capisco benissimo, insomma, però comprenderete bene, noi non è che abbiamo fatto incontri con i quartieri, noi nel nostro programma abbiamo messo che facevamo ogni mese incontri con i cittadini, sotto forma di consiglio comunale o giunti itineranti o incontri con i quartieri o verifiche con tutta l'associazione di categorie, è quello che abbiamo fatto in maniera più assoluta. Noi stessi abbiamo presentato diversi consigli aperti, ma non chiedevamo consigli aperti per chiedere alle persone o 100 euro come vuoi che le spenda, perché poi se chiediamo a tutte quante le persone che stanno qui o che sarebbero venute qui un consiglio aperto avrebbero detto scuole, posto, tutto quanto, ma non è stato un tentativo per sottrarci in maniera più assoluta, semplicemente perché penso che i consigli aperti vanno chiesti e ci sia un dibattito sul futuro del turismo, sul futuro delle imprese, dell'industria del nostro territorio, sul futuro dell'ambiente, su queste tematiche, magari in cui ci può essere un coinvolgimento non solo delle persone ma anche di personalità che ci possono dare uno spunto. Qui veramente probabilmente può essere più utile, perché non significa che noi non abbiamo fatto, non coinvolgiamo le persone, perché all'interno degli incontri con i quartieri noi abbiamo chiesto anche a loro: dobbiamo spendere 100 euro per tutte le strade, qual è la priorità del nostro quartiere? Noi anche la scelta da quel punto di vista, se un asfalto, un intervento di manutenzione, l'abbiamo fatto partendo da quelle che sono le priorità indicate. Questo è il nostro modo di intendere il punto di coinvolgimento, che esula dal consiglio aperto pur mantenendo la struttura del consiglio aperto, una struttura importantissima, però lo vogliamo fare insomma una questione che sia un po' più operativa, non faccio il consiglio aperto per far credere a qualcuno che partecipa a qualcosa, perché insomma poi effettivamente noi non piace ragionare in questa maniera, però abbiamo coinvolto, penso che tutti quanti
che hanno partecipato nei quartieri possono dirlo, abbiamo parlato in maniera chiara, queste sono le somme, questa è l'intenzione nostra, che ne pensate? Io non ho incontrato nessuno, perché non lo abbiamo, perché tanto i settori sono questi qua, non c'è da inventarsi assolutamente nulla. Poi chiaramente la sfida sarà quella di trovare altre risorse, altre situazioni di coinvolgimento dei cittadini su tematiche importanti e fondamentali. Ecco, quando dovremo andare a decidere anche il tipo di presso scolastico su cui poter intervenire o presentare un progetto, diventa importante partire da chi la scuola c'è tutti i giorni, quindi chiaramente mamma, gli insegnanti, la preside e sicuramente tutti i consiglieri comunali. Questo è il modo in cui noi intendiamo ragionare per fare avanti l'azione amministrativa e su questo credo ci saranno tante occasioni di confronto e chiaramente qui mi invito a tutti quanti a far funzionare bene le commissioni che sono insediate e quindi per poter trattare questo argomento al di là del consiglio comunale. Grazie. Procediamo alle votazioni. Favorevoli? Astenuti? Tre. Contrari? Tre. E procediamo per la provvisoria per l'esecutività della delibera. Favorevoli? 11. Contrari? Grazie Presidente. Dunque, questa sera trattiamo qui quello che è stato un po' l'origine, l'inizio insomma di quello che è stata la nostra la campagna elettorale, quello che abbiamo detto e illustrato ai cittadini durante questa campagna elettorale e le linee programmatiche che abbiamo presentato al momento di candidarci. Io ringrazio consiglieri Camaioni, D'Ambrosio, Corsi, delle osservazioni che hanno fatto per venire, osservazioni che insomma io trovo assolutamente costruttive, senza dubbio, e che nell'ottica di quello che abbiamo detto dall'inizio del nostro mandato, al di là di quelle che sono le nostre linee programmatiche, quelle che abbiamo presentato agli elettori, questo deve essere un programma che deve essere variabile. Un programma che al di là delle linee che sono quelle che sono le linee guida deve fare attenzione a quello che c'è intorno e soprattutto è aperto al contributo effettivo di ogni componente di questo consiglio ma anche di ogni componente della società civile, perché poi l'amministrazione nostra vuole essere un'amministrazione che è veramente aperta a tutti e penso che in questi primi mesi, al di là del fatto che tutti quanti noi possiamo sbagliare, siamo perfettibili, quindi non siamo esenti da questo tipo di ragionamento, l'apertura è assolutamente totale. Noi abbiamo impostato questo programma elettorale in diversi punti, chiaramente i punti sono tanti, partiamo dalle politiche sociali del lavoro per andare al discorso di scuole e politiche giovanili, lavori pubblici e manutenzione, urbanistica, ambiente, turismo e demanio, commercio, attività produttive, cultura e sport, sicurezza, partecipazione. Partendo proprio da questo ultimo punto, un concetto di cui ci mettiamo a bocca tutti quanti in campagna elettorale e poi insomma andiamo a valutare di volta in volta. Il concetto di partecipazione è un concetto per cui i cittadini devono essere partecipi, collegati al discorso del bilancio partecipato. Noi inizieremo sicuramente, l'abbiamo già fatto, come ho detto prima, chiedendo ad ogni quartiere una priorità, chiedendo ad ogni quartiere, ad esempio, sul discorso della viabilità, perché una delle osservazioni fatte dal gruppo dei gruppi che appoggiavano Paolo Camaioni era che sulla viabilità ci si affidasse ad esempio a dei tecnici, siamo d'accordo, e che si facesse un discorso di carattere strutturale condividendo un po' in maniera chiara, non interventi tanto, su questo ci vedrete perfettamente d'accordo. Noi questo però non l'abbiamo visto fino adesso, perché per noi è importante sicuramente
sensi unici senza vedere poi quali sono le conseguenze. Ecco, quindi per questo noi non abbiamo soltanto chiesto quali sono le priorità dal punto di vista della popolazione, ma anche dal punto di vista della viabilità, perché chi più di chi ci vive in un quartiere può dirci quali possono essere delle criticità. Tutte queste informazioni che noi stiamo acquisendo e per cui ci stiamo confrontando anche con il comando dei vigili urbani soprattutto, poi troverà la luce anche attraverso l'ausilio di eventualmente di altre professionalità per la formazione di uno strumento che il nostro comune merita. Chiaramente questo strumento va di pari passo con tante altre questioni, il discorso dell'urbanistica è importantissimo, per cui è un concetto talmente ampio dal quale noi nel programma elettorale abbiamo messo alcuni capisaldi, chiaramente partendo dal discorso del piano regolatore, il discorso dell'utilizzo degli accordi di programma. Chiaramente molti punti si toccano. È chiaro che quando parli di turismo parli di tutto, l'urbanistica c'entra col turismo, c'entra con i lavori pubblici, c'entra con l'ambiente, sono tutte tematiche tra di loro collegate. L'intervento che fai dal punto di vista urbanistico ti modifica la conformazione della città, ti migliora la qualità della vita, interviene anche dal punto di vista del sociale. Ecco perché noi vogliamo che questi settori che noi abbiamo diviso in numeri poi lavorino tutti quanti insieme, per cui diventa importante che lo strumento urbanistico venga visto in maniera chiara, gli strumenti urbanistici vengono visti all'interno di quello che abbiamo dell'ordine generale, e sarà così. Qui il consigliere Sandra Cusini sta facendo un ottimo lavoro, questo sicuramente sarà oggetto anche di confronto all'interno delle commissioni, di tutto quello che è un po', sia una pianificazione, ma anche di quelle che è invece che sono delle iniziative dei privati, perché poi quando poi parliamo anche di lavoro, l'importanza di ridare fiducia a questa città, far capire agli imprenditori locali ma anche di fuori che possono tornare ad investire nel nostro paese, che trovano una burocrazia più semplice, che trovano anche una disponibilità da parte dell'amministrazione a non dire no, perché dire no è semplicissimo, a trovare una soluzione affinché chi vuole investire possa investire nel nostro territorio. È fondamentale anche per trovare quelle risorse che adesso abbiamo avuto in sede straordinaria, ma che noi dobbiamo andare a trovare, chiaramente rispettando le leggi. Questo è un discorso che è naturalissimo da questo punto di vista. E poi il discorso, abbiamo detto, dell'ambiente, turismo e demanio, che abbiamo messo insieme, ma sono questioni che chiaramente spaziano e hanno a che fare anche con il discorso dei lavori pubblici, uno sviluppo demaniale che tenga conto della nostra conformazione, di quello che siamo, ma anche di uno sviluppo futuro, una situazione legata ai lavori pubblici che possa farci essere protagonisti di una nuova fase, di non solo ordinare manutenzione ma investire su infrastrutture importanti che ci qualificano, e su questo chiaramente siamo tutti d'accordo nel pensare che il nostro comune debba dotarsi finalmente di una sala professionale come il recupero dell'ex Cenape e Piazza Cavour, come finalmente è il caso che comincia a puntare su un lungomare, una ristrutturazione strutturale del lungomare, rispetto al quale ho letto nelle osservazioni la mancanza di previsione all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Però sapete meglio di me che per inserire all'interno del piano triennale delle opere pubbliche un'opera deve avere un minimo di idea progettuale, altrimenti si fa come abbiamo fatto tutti, anche io, mentre mi importo per il posto di avranghi 150.000 euro per anni, è rimasto lì su carta senza vedere nessun posto di avranghi. Ecco, noi vogliamo evitare, vogliamo voler mettere le somme, gli importi e le opere che poi pensiamo di realizzare, anziché mettere lì solo per far dire il tridone. Ecco, abbiamo fatto il piano triennale delle opere, ci abbiamo messo in lungomare. Noi già da adesso, all'interno delle somme progettazioni, inizieremo a pensare di dare un incarico per avere un'idea, una fotografia di quello che dovrà essere il nostro lungomare, perché noi siamo convinti che nel 2018 arriveranno tante risorse per le piste ciclabili e noi dovremo coordinare l'intervento sulle piste ciclabili con i tratti del nostro lungomare, con tutto quello più stretto. Questo è un lavoro che faremo insieme, però già adesso stiamo pensando di metterci le risorse giuste ed adeguate, perché diventa importante dal punto di vista infrastrutturale crescere con questo numero qui, come crescere con intervento sull'area portuale. È una sfida importante, non è che possiamo fare tutti 5 anni, ma diventa obbligatorio e doveroso per ognuno di noi di avviare quel tipo di progetto, perché se è vero come è vero che a breve vedrà la luce anche il ponte che ci dirà se mezzo e tronco, sarà importante che quando ci saremo legati con le due sponde chi viene qua trovi una situazione migliore rispetto a quella che trova adesso. E quindi anche su questo ci stiamo muovendo sia con la Regione Abruzzo sia riattivando quella procedura di conferenza dei servizi, sia già parlando con anche studi di
progettisti o comunque di persone interessate a quell'area, persone che ci potranno dare una mano anche ad ottenere finanziamenti europei. Chiaramente noi siamo incontrati, chiunque ci sta dicendo che abbiamo interesse, che vuole collaborare con il comune, poi chiaramente si troveranno le forme quelle di legge e vedremo se sarà il caso, come pensiamo anche noi, di istituire uno studio di progettazione che si occupa di queste cose in generale, oppure situazioni singole secondo quelle che possono essere richieste che vengono. Quello diventa fondamentale per un occhio a tutte quelle che sono le fonti di finanziamento, dove arriviamo noi bene, altrimenti ci facciamo da una mano. Sicuramente un aspetto molto importante sarà quello legato ai servizi sociali, per cui insomma l'assessore Monti, la cui esperienza conoscete tutti, è impegnato da una vita, ma insomma poi presentato anche al pubblico da questo punto di vista, sta cercando di lavorare con le difficoltà che viviamo, un'emergenza abitativa allucinante, un'emergenza anche di tante nuove povertà, che poi sono molto più importanti rispetto a tanti ragionamenti che facciamo noi anche qui questa sera. Quindi diventa fondamentale anche cominciare a pensare a situazioni di sostegno che vanno oltre i canali tradizionali. E quindi da questo punto di vista per noi, per l'assessore, ma per tutti quanti noi è una sfida importante quello di far sì che anche attraverso l'Unione dei Comuni si faccia di tutto un settore importantissimo che merita un'attenzione migliore rispetto a quella che è stata data nel passato, anche di sostegno alle municipalità, perché i comuni spesso sono la discarica delle inefficienze degli enti sovracomunali. E quindi ci dobbiamo attivare affinché l'Unione dei Comuni faccia il suo e noi faremo sicuramente il nostro. Qui il collegamento è facile anche per un altro servizio importante che è quello del servizio della raccolta dei rifiuti, in merito al quale collegato molto all'ambiente, ma collegato veramente a tutto, alla manutenzione del territorio, alla polizia, a tutto quanto. Per cui sarà importante che all'interno dell'Unione dei Comuni ci facciamo sentire in maniera forte e chiara affinché il servizio si migliori, affinché noi portiamo veramente in misura proporzionale a quello che conferiamo. E quindi da questo punto di vista nel nostro programma abbiamo messo alcune cose che riguardano anche un miglioramento del servizio, quindi la questione di centri di raccolta, per cui ci sono dei finanziamenti fermi da alcuni anni che non vengono utilizzati, quindi qui dovremo pensare anche ad un area eventualmente topica nel centro di raccolta per far sì che chi ha degli ingombranti o chi magari vuole conferire al di fuori di quelli che sono i giochi può farlo. Ecco, sono una serie di servizi aggiuntivi che insieme all'attuale gestore potremo sicuramente portare avanti. Importante, come abbiamo sempre detto, il discorso della scuola e delle politiche giovanili che abbiamo messo insieme nel programma, insomma sono tematiche che tra di loro sono sicuramente collegate. Le attività sono duplici, sia dal punto di vista infrastrutturale, intervenendo, migliorando gli ambienti scolastici, dal punto di vista formativo, noi abbiamo anche la fortuna di avere nel nostro consiglio comunale personale docente, persone che lavorano anche con le scuole a vario titolo e quindi sono sicuro che apporteranno anche quel quinto in più dal punto di vista anche di progettualità che insieme di concerto con le direzioni didattiche potranno dare un valore aggiunto, perché anche da questo punto di vista noi vogliamo essere di sostegno alle istituzioni scolastiche per migliorare i servizi, soprattutto migliorare gli ambienti lavorativi. Chiaramente, come dicevo, qui insomma, sono tante dichiarazioni di intenti, poi ognuno di noi verrà valutato sulla base di quello che fa, perché quella poi sarà il tornaconto che andremo a verificare tra qualche anno. Quindi sostanzialmente questi erano i punti essenziali, poi altre situazioni che a me sono collegate al commercio e attività produttive, ad esempio, l'ho toccato prima, chiaramente il discorso delle attività produttive è un discorso molto ampio. Noi abbiamo anche messo alcuni punti nel programma elettorale che riguardano sia ipotesi di delocalizzazione di siti, che chiaramente comprendiamo che appartiene a delle dinamiche di una semplice attuazione, ma è nostro dovere aiutare chiunque ha un'idea imprenditoriale che possa anche migliorare i conseguenti del nostro territorio a dargli una mano. Queste operazioni sono operazioni che si fanno con i contratti di sviluppo. Quindi bisogna lavorare molto bene con il MIS affinché le risorse che ci sono e altre in realtà prendono, non vedo perché le nostre autorità territoriali, se sostenute, non possono partecipare. Il compito della politica sarà proprio questo, sostenere le imprese a lavorare meglio nel nostro territorio, perché noi non vogliamo, a scanso degli equivoci che si dicono sempre, che nessuna impresa chiuda, che non si perde nessun posto di lavoro, vogliamo che vengano nuove imprese, ma se c'è qualche imprenditore che ha la possibilità anche di spostarsi, noi se è possibile gli diamo anche una mano, non c'è nulla di male, se la politica da questo punto di vista cerca di venire incontro e devo lavorare al processo con l'attività
con tutti gli imprenditori. Il settore del commercio, noi viviamo una situazione anche qui drammatica, con il settore commerciale, di attività che hanno delle difficoltà. Qui chiaramente dobbiamo agire su diversi fronti, migliorare le risorse che ci sono con le attività commerciali e sostenerle con alcune idee su cui insomma, ci stiamo lavorando, anche coinvolgendo direttamente gli operatori stessi. Sicuramente è un argomento insomma, non secondario il discorso delle attività culturali e sportive, che sono attività collegate molto anche al sociale, nel senso che sono attività fondamentali di coinvolgimento. Quindi anche qui strutture dove ci sono migliorate, abbiamo un palazzetto ancora non utilizzato in maniera adeguata, qui intervenire sia per evitare quelle che sono le infiltrazioni, quello insomma nei prossimi mesi verrà finalmente risolto, che migliorare appunto le strutture esistenti, ma dare anche spazi nuovi alle associazioni culturali, e qui chiaramente in collegamento va anche con la necessità di avere una struttura ricreativa culturale che una città come la nostra di più di 15.000 abitanti, penso che diventi in maniera chiara. Lascio per ultimo l'aspetto della sicurezza, in merito al quale, ripeto, rischiamo di giocarci tutti la faccia. Noi le somme a disposizione sicuramente ce le metteremo, come abbiamo detto, queste somme dovrebbero essere attinte anche dalle indennità degli amministratori che a breve verranno messe a disposizione, oltre a indicato con gli uffici, tutti i passaggi formali, ma insomma quello che avevamo scritto, che lo facciamo, ma non è così che risolviamo il problema, lo sappiamo bene. Però se devo parlare di videosorveglianza, il problema è questo qui, prima dobbiamo risolvere il problema attuale. Noi oggi abbiamo le telecamere che non si vedono, perché abbiamo un server che non funziona in maniera adeguata, come saprete sicuramente. Quindi insieme di concerto con l'ufficio tecnico dei vigili urbani stanno verificando la miglior soluzione tecnica per far sì che ci sia una strumentazione che possa supportare le tecniche e poi possa supportare anche quelle nuove che verranno installate. Anche qui stiamo chiedendo ad ogni quartiere di indicare quelle che loro sentono le zone più critiche insieme ai carabinieri e ai vigili urbani per individuare ulteriori implementazioni dell'attività esistente, ma non possiamo pensare di implementare un servizio quando le telecamere esistenti adesso non vengono viste da nessuno per questo tipo di problematica. Ma poi il presidio del territorio andrà fatto in maniera anche diversa e più attenta, vedremo e verificheremo con quale tipo di progettualità, se come abbiamo detto più volte, provare a mancare qualche comune, una situazione di vigilanza privata, può andare o non andare, ne parleremo, vedremo. Chiaramente questo insieme a un'attività di stimolo agli enti sovracomunali per far sì che il nostro territorio non venga abbandonato a se stesso come spesso accade. Il problema di sicurezza non è un problema solo internale, un problema anche estivo legato anche ad aspetti diversi che sono quelli legati ad esempio al commercio abusivo sul demanio, con una situazione veramente che è brutta dal punto di vista di immagine, è brutta soprattutto per i commercianti che pagano le tasse e si trovano insomma una concorrenza spietata da parte di chi fa questo tipo di esercizio. Proprio oggi c'è stato un convegno a Pineto in cui hanno portato l'esempio del comune di Cervia, dove dicono che hanno combattuto e abbattuto questo fenomeno, però chiaramente insomma, noi facciamo un certo tipo di paragone, cioè loro vanno da più di 50 vigili annuali nel periodo estivo, raddoppiano. Lì c'è anche il contributo degli operatori turistici che partecipano anche a questo punto di vista. Noi pensiamo di attuare un sistema anche simile, come ben sapete, però no, il costo di personale è elevato, dobbiamo trovare un modo affinché le forze dell'ordine nostre, insieme di forze, ad altri tipi di forze, potrebbero magari aumentare la presenza, perché questo fenomeno si sconfigge soltanto se riusciamo ad aumentare la presenza del numero sia in spiaggia che poi sul lungomare. Però queste sono tutte piccole situazioni, insieme a tante altre, che il controllo radicale delle residenze, c'è cioè tutta una serie di cose che noi abbiamo scritto, di cui sappiamo la difficile attualità, ma insomma ci mettiamo la faccia tutti quanti per far sì che questo territorio diventi più sicuro, partendo dal fatto che dobbiamo consentire ai cittadini, stimolare i cittadini a riacquisirsi delle proprie piazze, delle proprie strade. Fare questo bisogna migliorare, bisogna rendere più pulite, e sono convinto che più faremo questo, potremo anche aumentare le forze dell'ordine, ma la grossa sfida sarà quella che ognuno di noi deve avere la prospettiva di approcciarsi agli spazi pubblici. E poi sono convinto che questi fenomeni tipici di criminalità sono sicuro che potranno essere sicuramente ridimensionati. Questo a grandi linee un po' le linee programmatiche
del nostro mandato che, ripeto, sono aperte ad ogni tipo di osservazione giornalmente o insomma, periodicamente sulla base degli incontri che faremo, che ripeto, il contributo di ognuno di noi sarà sicuramente utile per far sì insomma, che nemmeno un giorno dell'amministrazione passi in vano, quindi possiamo tutti quanti insieme migliorare tanti aspetti che non mancano. Grazie. Ci sono osservazioni? Consigliere Foglia. Sì, grazie. No, io non ho fatto osservazioni scritte perché ritengo insomma che queste siano linee programmatiche che comunque rappresentano un intento e certamente molti aspetti sono assolutamente condivisibili, quindi verificheremo strada facendo come verranno attuati. Certamente sarà importante anche capire come verranno attuati soprattutto i grandi progetti che sono quelli della pianificazione, quindi piano demaniale, piano regolatore, sicuramente quelle saranno le sfide importanti sulle quali confrontarsi. Solo qualche diciamo così accenno a qualche aspetto che avevo rilevato. Credo che esprimo il mio pensiero e del gruppo che comunque diciamo, rappresento. Sul polo scolastico noi siamo assolutamente contrari, quindi diciamo qui ho letto qualcosa, spero che ci si concentri soprattutto sulla possibilità, eventualmente come espresso anche dalla consigliera Cissola, se eventualmente ci sono le risorse di fare un complesso, ecco, su quello sicuramente mi trovo d'accordo, ma non diciamo investire tempo e risorse su un polo scolastico che andrebbe anche a svuotare il centro città e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano. Sul tema del lavoro forse ho trovato poco, forse perché magari toccato in tanti punti ma non nello specifico, però ricordo che comunque tutti i gruppi di minoranza e maggioranza in passato avevano approvato una mozione presentata dal consigliere l'allora consigliere Bonasperi, quindi magari suggerisco se la maggioranza vorrà di riprendere anche per trovare qualche spunto da sviluppare sul tema del lavoro. Sul cinema, qui ho letto che c'è già un coinvolgimento di una società, volevo magari un chiarimento se si stava facendo già qualcosa nello specifico perché non ho avuto modo di approfondire questa tematica. E ovviamente perfettamente d'accordo sul tema dell'inclusione, quindi di lavorare di concerto anche con gli enti sovraregionali per dare sostegno alle famiglie che sempre di più hanno sempre più bisogno. Peraltro adesso è entrata in vigore la misura del reddito di inclusione che si sta attivando anche in ambito dell'Unione dei Comuni e quindi mi sentivo di suggerire, non so, magari sindaco se è possibile, se anche un attimo sicuro magari si può aprire uno sportello per dare informazioni proprio su questo tema, perché lì si dovranno ovviamente redigere delle domande per richiedere il reddito di inclusione e certamente poiché solitamente gli sportelli vengono aperti a Tereto o a Sottomera o comunque in zone interne, magari visto che siamo un paese popoloso e comunque stiamo sulla costa, poter pensare anche magari un giorno di aprirlo, immaginavo alla 167 che attualmente credo sia occupata solo il lunedì dallo sportello lavoro, quindi su questo tema magari ci possiamo confrontare. E sullo sportello lavoro magari se si sta verificando se ci sono dei finanziamenti per potenziarlo e per anche migliorarne lo sviluppo e l'utilità per appunto ricadute positive sul territorio. Ecco, per il resto non mi sono sentita fare delle osservazioni specifiche proprio perché
aspettiamo di verificare anche come verranno messe in campo. Grazie. Consigliere Corsi. Sì, come ha appena detto il consigliere Foglia, questa è un'azione strategica ovviamente per l'amministrazione di Cittadini nel breve medio periodo, nulla questo su questo, vigileremo anche noi. Io volevo dare soltanto dei piccoli, diciamo, consigli, se così volevamo chiamare, soprattutto sul lungo mare. Voi avete scritto che vorrei praticamente rifare la riqualificazione per stralci funzionali con previsione di adattamento, ove possibile, con finanziamenti di fondi privati. Io vi ricordo, a me stesso, che nella precedente amministrazione c'è un progetto finanziato operativo pronto di allargamento di 300 metri circa del lungomare, e quindi non nulla a che fare con il barco costo, ma lo abbiamo inserito in questa progettazione, e quindi è pronto da mesi, dove i progettisti, che sono comunque gli stessi che hanno fatto, credo, la parte operativa del barco costo, non ricordo il termine, e ci hanno fatto questo progetto già ufficiale, pronto, e ancora non è partito, quindi la domanda è questa: che fine ha fatto il progetto? Ci sono già soldi stabiliti. Inoltre fecero uno studio di fattibilità su quello che era tutto il nuovo lungomare con quella previsione, cioè, ossia, iniziamo a fare quei 200 metri di nuova pavimentazione verso est, quindi verso mare, risistemazione delle banchine già esistenti, c'era un progetto carinissimo che si tagliavano a metà con i blocchi di cemento riutilizzati, e ovviamente proseguire per tutto il lungomare, sia a nord che a sud, quindi lo studio c'è già. E queste persone erano propense a fare un ulteriore progetto di fattibilità su tutto il territorio. Quindi non c'è bisogno di cifre stratosferiche, perché si può parlare tranquillamente con questi operatori e continuare su quella falsa linea. Io capisco che la nuova amministrazione avrà già la sua programmazione, la sua idea, ma a quanto capisco non volete portare avanti quel progetto. E non portare avanti quel progetto significa ricominciare da capo un'altra volta. Quindi ci vuole la paesaggistica, ci vuole la progettazione. Approfittate, caro sindaco, tu sei stato in amministrazione in diversi ruoli, sai benissimo che cosa significa interrompere un progetto. E cercate di dare seguito a quello, al limite modificate eventuali diciamo, interventi della parte soprattutto di Martin Sicuro Centro. Per riagganciarmi al discorso del back to cost, in Martin Sicuro Centro, dove non abbiamo previsto la pista ciclabile volutamente, perché ovviamente il discorso dell'erosione ha fatto sì che il marciapiede già è pericoloso, quindi non è possibile pensare di allargarsi. Con questi progettisti si era pensato di fare una balconata che dava sul mare e allargare la pista ciclabile e di conseguenza riunirlo all'altra. Quindi è un discorso di visione, programmazione, ma anche di tempo. Cioè, sono passati 6 mesi circa dal vostro insediamento, cercate di almeno dare una mano a quello che è già pronto. Per quanto riguarda poi il discorso dell'urbanistica, il piano regolatore era a buon punto. Avevamo fatto già degli incontri con i portatori di interesse, che iniziamo con gli operatori turistici, e mancava soltanto un discorso di quartieri. Io a quanto vedo è tutto fermo, non so per quale motivo, se avete iniziato da capo a parlare con i progettisti, però questa modifica al piano regolatore costa 300.000 euro comunque. Cerchiamo di non far passare ulteriore tempo, perché immagino che i progettisti vorranno essere salutato. Ultimo consiglio, per quanto riguarda l'approvazione del piano urbano del traffico, io all'inizio del mandato sono riuscito a parlare con il mobility manager del comune di Pesaro, che è una figura esterna ovviamente al comune, che ha redatto tutto il piano urbano del traffico. Inoltre ha studiato un percorso, chi vuole sapere, come una metropolitana,
c'è una mappa con tutti i segni della metropolitana, ma riguarda invece tutto il discorso della ciclabilità, delle esenzioni, cioè è veramente, veramente molto interessante. Quindi si può prendere spunto da questo, che già esiste su una città qui vicina, e mettere questa figura all'interno del piano urbano del traffico, che sicuramente creerà un po' di fastidio, ma è molto molto utile alla cittadinanza. E per il resto vi faccio un grosso in bocca al lupo, perché sono delle ambizioni. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio il collega Massimo Corsi che con i suoi interventi puntuali e mirati mi toglie un po' di carne al fuoco, per cui io mi limiterò quindi a tracciare un po' le linee guida di quelle che sono le questioni residuali. Noi abbiamo preferito formulare le osservazioni dell'iscritto perché un po' danno la misura anche del pensiero amministrativo di chi produce determinate situazioni di indirizzo, perché noi siamo tutti in questa sede, con questo ruolo siamo tutti pro tempore, quindi ci potrebbe anche essere assegnato in sorte in futuro di ricoprire altri ruoli e quindi cercare di basarsi su quello che era un po' lo spirito di consiglio, però nel caso di dire, noi siamo consiglieri comunali, quindi esercitiamo una funzione di consiglio e io do atto al sindaco che in qualche misura mi è parso sincero nell'apprezzare quelle che sono direttrici che noi ci siamo permessi di dare esclusivamente sulla base della nostra esperienza amministrativa, che è stata febbrile, appassionata, e lo si vede anche dallo spirito con cui ci caliamo nella parte di consigliere in vero senso della parola. Riprendo un attimo il discorso del Lungo Mare, noi abbiamo toccato tutti i punti cercando di dare il nostro contributo. Diceva prima il sindaco che noi avremmo preteso l'inserimento sul piano triennale dei lavori pubblici del Lungomare. Non è così. Io ho scritto semplicemente che non abbiamo riscontrato la volontà di procedere alla sistemazione del Lungomare né sul capitolo lavori pubblici né sul capitolo turismo. Quindi intendevo i capitoli, le tracce delle vostre linee. Cioè, so benissimo che inserire il rifacimento di un lungomare di 6 km e 300 metri sul piano triennale delle opere, oltre che un'utopia, e anche un azzardo istituzionale e contabile. Detto questo, io avevo visto in questa mancanza, nella non volontà di prendere qualcosa che già avevamo avviato, avevo visto un di meno dal punto di vista sia turistico che infrastrutturale. Dicevo, siamo intervenuti su tutti gli aspetti, dando anche suggerimenti di carattere operativo spicciolo, tipo ad esempio prendiamo atto del fatto che arriveranno possibili finanziamenti sulle piste ciclabili, abbiamo inteso anche suggerire a nostro avviso una soluzione molto importante dal punto di vista sociale e culturale, che è quella di creare percorsi ciclopedonali verso il cimitero, verso la torre di Carlo V, che merita di per sé, anche per via di tutti gli incontri che sono stati fatti mirati al suo potenziamento, al potenziamento della sua fruizione, merita anche una possibilità di raggiungerla in maniera più facile anche attraverso la mobilità dolce. C'è anche il problema di via Bolzano, che abbiamo anche accennato prima in sede di suggerimenti per quanto riguardava invece la variazione di bilancio. Ci piace l'idea di inserire figure professionali preposte allo studio dei finanziamenti europei. Questo rappresenta un aspetto molto spesso dolente, perché sappiamo tutti la mole di finanziamenti che spesso tornano indietro, tornano proprio alla comunità europea, per cui creare un ufficio comunale che faccia un po' da filtro e quindi da interlocuzione con gli enti sovracomunali, regione in primis, perché ormai la provincia abbiamo visto che è svuotata di ogni competenza in materia, regione in primis, ma anche Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo Economico, è un aspetto sicuramente meritorio. Quello che noi invece suggeriamo
nella stesura di queste linee programmatiche è il fatto di sfruttare le professionalità interne, un po' sulla base di quello che hanno fatto anche comuni vicini, Giuliano in primis, poi il segretario generale, anche esperienza a questo livello, per aver fatto un po' da capofila al progetto di associazione Comune di Martin Sicuro in quella che era appunto il discorso dell'ufficio Europa, quindi creare una situazione di questo tipo facendo leva sulle risorse interne che ci sono e vanno semplicemente incentivate. Una preoccupazione nostra è anche quella che si prosegue nell'iter del piano regolatore generale, evitando magari voli blindati basati sugli accordi di programma, perché questi sono istituti che vanno ad incidere, ad impattare pesantemente sul piano regolatore generale. Sono convinto che la consigliera delegata Puccini stia portando avanti un lavoro comunque attento sotto questo aspetto, ma io inviterei proprio a portare avanti tutte quelle che sono situazioni che possono fare in modo di incardinare lo sviluppo successivo urbanistico di Martin Sicuro su questo strumento e quindi anche lavorare in termini di condivisione. L'aspetto del lavoro, voi avete fatto anche di questo una bandiera, diciamo, un pilastro quasi della campagna elettorale. Io ricordo molto bene quando si diceva, no? Il binomio lavoro e partecipazione è quello un po' che maggiormente ha contraddistinto l'approssimarsi delle vostre coalizioni a scadenza elettorale. Questo aspetto necessita, a nostro avviso, di uno sguardo d'assieme che deve sfruttare gli strumenti offerti dall'area di crisi complessa, che è solo il riconoscimento alla Valle di Prata come area di crisi complessa, che sta conoscendo soltanto il primo step di attuazione. Credo che questo sia uno strumento che vada colto in pieno. Mi fa piacere che si dica che nessuna attività imprenditoriale sarà osteggiata, né quelle presenti né quelle magari in predicato di insegnamento, perché spesso la tendenza è quella di andare dietro a chi ha delle aspettative magari un po' che tende a brutalizzare, a vedere nelle imprese quasi il male, diciamo, sotto tanti punti di vista. Invece si deve agire chiaramente costringendole a mettersi in regola quelle già esistenti e creando i presupposti perché altri nuovi imprenditori possano venire nel nostro territorio trovando terreno fertile, trovando le infrastrutture più idonee allo scopo. Del piano urbano del traffico è stato detto, in questo caso volendo anche dare il giusto risalto a quella che è una gestione partecipata di questo strumento, non va dimenticato che comunque la parte tecnica che si è esercitata alla polizia locale, credo abbia competenze in materia, oppure che passi per il fatto di riprendere anche progetti già esistenti e di sviluppare secondo le dinamiche attuali, a nostro giudizio sono elementi da tenere in considerazione. Per quanto riguarda gli aspetti invece legati al sociale, politiche sociali, prima il sindaco si è lasciato scappare un'espressione secondo cui i servizi sociali devono essere gestiti meglio di come non sia stato fatto in passato. Io voglio ricordare che la gestione di questo aspetto non era, scusa, però non è nessuna intenzione di riferimento al vostro operato. Io parlo in generale, insomma, con un milione di servizi, ma insomma non era una cosa che non potrebbe operare. Mi fa piacere, perché comunque questo aspetto è stato gestito nel corso di 5 anni in maniera tale da fare in modo che la nostra città non passasse, non balzasse agli onori della cronaca per casi irrisolti. Anche i casi più disperati, alla fine, con una certa presenza, con un certo confronto operativo e con un approccio al sistema che non considerasse soltanto interventi calati dall'alto, sono state situazioni che abbiamo cercato di mettere a tema, di mettere a regime anche, quindi di risolvere.
Vedo che qui magari si fa riferimento a delle situazioni che hanno una rilevanza sovracomunale, come l'assistenza domiciliare integrata, la cui gestione è demandata quantomeno all'Unione Comune, quindi ben venga il lavoro di raccordo con la città-territorio, che deve produrre chiaramente, deve produrre effetti misurabili e concreti sotto questo punto di vista, perché altrimenti ci ritroviamo al punto di prima, cioè a doverci della grossa incidenza dell'impatto del piano di zona che occupa 310.000 euro e ad avere in prospettiva anche magari servizi gestiti in maniera sicuramente non eccellente. Salta agli occhi, questo consentitemelo, che sul piano triennale, sulle linee programmatiche di mandato, che al di là del fatto che sono una presentazione del lavoro che si andrà a svolgere, quindi sono un'elencazione di buone intenzioni, come è stato detto da chi mi ha preceduto, e quindi sono misurabili nel corso della durata del mandato, beh, consentitemi, risalta il fatto, assessore Monti, che sia assente la previsione di un piano sociale. Voi spesso e volentieri avete, soprattutto nella commissione sicurezza che è stata istituita proprio per valutare le ricadute appunto a livello di sicurezza sociale, sicurezza intesa in senso proprio, avete spesso richiesto alla nostra amministrazione in tempi sicuramente meno floridi a livello di risorse il perfezionamento e magari l'inizio dell'iter che portasse ad un piano sociale in grado di studiare tutte le dinamiche legate al disagio, e questa volta, nel caso di specie, riscontro questa mancanza come piuttosto importante, ma magari potrebbe anche darsi che questo aspetto possa essere integrato nel prosieguo, fa specie che non ci sia. L'aspetto legato alle politiche giovanili ci trova assolutamente d'accordo. Molte situazioni che avete elencato, come la manutenzione degli edifici scolastici, il discorso di provvedere a quelle che sono le esigenze delle scuole, sono situazioni che noi abbiamo sempre portato avanti, quindi anche in questo caso c'è poco di nuovo. Poi siamo intervenuti anche chirurgicamente sulla struttura di queste linee programmatiche, notando spesso delle ripetizioni, magari lì ci può essere stata un'attenzione non sempre rigida. Questo comunque, al di là del fatto che è un obbligo sancito dal testo unico degli enti locali, rappresenta un documento che segnerà un po' il percorso di questa amministrazione, quindi ha la sua importanza e va tenuto da conto. Ecco perché, e mi riallaccio anche a un concetto che ho espresso, ecco perché la nostra necessità e la nostra volontà di formulare queste osservazioni per iscritto. Anche dal punto di vista della scuola abbiamo suggerito alcune situazioni che possono sicuramente arricchire l'offerta formativa. Io credo che voi le abbiate anche preso in considerazione, anche gli eventi che si sono succeduti negli ultimi giorni ci danno una testimonianza dell'impegno in tal senso. Quindi una scuola che crei possibilità reali di lavoro e anche di una conoscenza più approfondita delle tematiche culturali, scambi culturali con ragazzi di lingue diverse, gemellaggi, vacanze studio, tutte situazioni che possono essere messe a tema in un lavoro coordinato e concertato con la direzione didattica. La sicurezza, bene ha detto il sindaco, che non deve essere un aspetto da considerare particolarmente problematico soltanto per un atto insicuro, perché oggi con le situazioni che siamo chiamati ad affrontare, e non ultimo anche il problema dell'accoglienza, abbiamo visto anche in questi giorni quello che sta accadendo con diverse situazioni dove ci sono anche difficoltà gestionali legate alla presenza massiccia, spesso anche incontrollata, di migranti. È un aspetto che comunque tocca le corde di qualunque comunità. Io vi
vi invito, se questa cosa può essere recepita, a prevedere la delega alla sicurezza. Non è spesso il sindaco, nel corso della precedente gestione amministrativa, ha avuto riserve su questo ruolo. Io posso dirvi che una figura di raccordo, non che il cittadino debba demandare al delegato alla sicurezza tutte le sue problematiche e le sue situazioni comunque da gestire, che vanno gestite solo con l'impiego delle forze dell'ordine, però è una figura di raccordo che a nostro giudizio potrebbe dare la sua utilità, anche perché, e questo ce lo ha ribadito a più riprese anche la prefettura nel corso del suo pronunciamento, sia sul lavoro che si stava portando avanti su Martinsicuro, ma anche relativamente alla commissione sicurezza. Questo aspetto va gestito e potenziato andando ad agire e andando a coinvolgere le forze dell'ordine presenti sul territorio, in un interscambio di rapporti anche con la prefettura, la questura, andando veramente ad agire su questo tipo di potenziamento. La vigilanza privata è un aspetto che a nostro giudizio potrebbe lasciare il tempo che trova. Dopo, chiaramente, potrebbe essere una buona situazione di completamento di tutti questi aspetti, però ricordiamoci che la sicurezza si garantisce con le forze dell'ordine presenti sul territorio, e quindi un delegato di questa amministrazione, cioè una figura di raccordo, potrebbe fare in modo che determinate dinamiche vengano appunto gestite e riguardate in maniera sicuramente più incisiva e più efficace. Anche il potenziamento della videosorveglianza è un aspetto che ci trova d'accordo. Questo è pure un ambito in cui c'è ancora molto da lavorare, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di coinvolgimento. È chiaro che le linee programmatiche di mandato devono tenere conto di tutta una serie di fattori. Ci sarebbe molto da disquisire. Ci aspettiamo chiaramente che questi nostri suggerimenti possano essere l'inizio di un percorso, appunto di considerazione di quello che abbiamo cercato di trasmettere alla vostra azione amministrativa, che è già forte di 5 mesi, per cui già determinate situazioni si cominciano a intravedere. Ci aspettiamo, ripeto, che questi consigli, questi correttivi o comunque queste sollecitazioni vengano raccolte ed incanalate in un'azione di governo, di amministrazione, che noi comunque verificheremo passo passo sulla base degli intendimenti che vi siete dati. Resta chiaramente qualche perplessità legata ad alcuni passaggi che, come ho avuto modo di illustrare, e che comunque ci troveranno sempre vigili, sia dal punto di vista di quello che avete messo su chiudiamo. E quindi la nostra prospettiva la conoscete bene, ci aspettiamo che questo sia recepito nel pieno delle vostre funzioni. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio amico consigliere Paolo per darmi anche l'opportunità di fare la mia posizione, adesso di non poter intervenire per illustrare anche quanto sto facendo il sociale, visto la mia posizione appunto di assessore. Dunque, il nostro il percorso del piano sociale inizia praticamente lunedì sera prossimo, con questa iniziativa di cui
che parlo al Consiglio e a chi ci ascolta. Il piano sociale, per come viene inteso, sottoscritto, inizia con lo studio del substrato sociale. E per preparare, anche per preparare un terreno fertile di studio e di consigli, di provvedimenti da adottare, che dovrebbero dare appunto gli autori, no, gli attori del piano sociale, proprio abbiamo già convocato proprio ieri per lunedì sera il forum permanente degli attori sociali, in cui vengono invitati in una tavola rotonda, non solo ideologica ma anche pratica, nella sala del sindaco, della giunta, in cui parteticamente si riuniscono i rappresentanti del comune di Martin Sicuro, gli addetti, quindi funzionari della Capuaria, sottoscritto, e altri che fanno parte del gruppo sociale, altri consiglieri, per fare insieme una disamina, insieme ai rappresentanti di Ondrog, della Croce Verde, dell'ANFAS, delle parrocchie, e rappresentanti della Caritas, riservandoci di allargare ancora ad altri rappresentanti della struttura, fra breve, cercando di individuare le persone fuori, i rappresentanti giusti, in modo da non fare un paracolo, come si dice, si perdoni il termine, cioè un gruppo non tanto allargato, ma di addetti al lavoro, di persone che lavorano in certi settori sociali da 30 anni, 40 anni, se non proprio personalmente i rappresentanti, ma sicuramente le associazioni che loro rappresentano. A breve, subito a breve, ci sarà il forum permanente delle persone con disabilità, perché possano avere voce ufficialmente i rappresentanti delle associazioni che si occupano di disabilità e i rappresentanti anche delle famiglie, perché finalmente possono avere voce ufficiale dello stato di queste persone che socialmente sono chiaramente di per sé. Chiaramente in questo gruppo di persone vanno a comprese anche le persone che non hanno danni fisici o psichici fin dall'infanzia, tipo autismo, tipo down, spasticità o altro, ma anche persone che adulte o giovani che a causa di mali che conosciamo, cosiddetto malattia del secolo, si trovano ad avere un'invalidità al 100% o quasi, perché combattono una dura battaglia contro un male che è appunto il male che si è prima. Dopo, personalmente, nel mio ruolo, dopo essermi consultato per bene con la dottoressa segretaria e con la dottoressa giudice, avremmo scelto di optare per il forum sociale e non per la consulta, che sono ben differenti, per cui abbiamo optato per veramente una tavola rotonda che non sia coercitiva in nessun modo, ma che rappresenti per l'assessorato sociale che è sottoscritto e chi sarà in seguito, non dimentica, che sia una fonte di consulenza da parte persone, di associazioni che operano nel settore, ti ripeto, da 30 anni e più anche, o anche meno, a che le istituzioni, in questo caso il Comune di Martin Sicuro, possa muoversi assumendo iniziative che possano migliorare la loro dignità e la loro qualità della vita. Con questa preparazione, con questo percorso,
sicuramente sarà riproposto ai colleghi consiglieri, ai colleghi assessori, al sindaco, la proposta appunto di un piano sociale, partendo da basi non soltanto statistici fornite dai vari uffici, ma per il piano sociale la commissione che potrebbe far parte della commissione, sociale, possono avere, oltre ai dati statistici del comune ma di sicuro, anche dati vivi delle persone socialmente deboli, in particolare. E oltre a questo, che si possa fare, possa venirne fuori una, come dicevo già altre volte quando tu eri sindaco, ne ho parlato più volte di questo problema, che l'amministrazione possa essere messa in grado di poter fare delle scelte politiche, della politica sociale, e prendere provvedimenti che riguardano anche a questo punto anche la sicurezza, l'attenzione ai soggetti deboli, l'attenzione al lavoro, perché chiaramente il piano sociale guarderebbe, analizzerebbe lo strato sociale di Martin Sicuro a 360 gradi, per poter meglio avere appunto delle consulenze, per poter meglio deliberare eventualmente per prendere iniziative atte a migliorare la qualità della vita di Martin Sicuro. Grazie. Consigliere Capriotti. Grazie Presidente. Io innanzitutto lo invito Presidente a far rispettare i tempi, siamo 11 capigruppo, se tutti quanti mettiamo lo stesso tempo per parlare come il capogruppo di Paolo Cavaglioni sindaco, alleluia, facciamo un consiglio comunale che dura 5 ore e mezza, si ricorda, c'è un altro Presidente. Poi io sarò breve, la mia disposizione sarà proprio semplicistica, perché molte cose poi sono state fatte rilevare dalla mia collega. Io voglio fare un invito alla maggioranza a completare l'obelisco in piazza Cavour, quello per i morti delle grandi guerre, perché nel mese di novembre, siamo visti di davanti per ricordare le forze armate. Quell'opera, se entrate, prima di entrare nella stanza del sindaco della giunta, nella stanza di agende c'è un piccolo plastico che riproduce così come dovrebbe essere quell'opera. Lì manca una targa che ricorda i morti, persone, i nostri compaesani che sono morti per salvaguardare la libertà e la democrazia sul nostro territorio, e quindi sarebbe bello ricordarli, sarebbe bello anche visitare quell'obelisco e dargli un significato vero, perché così com'è, secondo me, non viene compreso dalla cittadinanza. Secondo, semplice e molto fattibile, anche perché so che è uscito fuori dai incontri che avete fatto con i quartieri, invito a lavorare per l'installazione di passaggi pedonali rialzati e rallentatori, specie per particolare posto di Roma, perché effettivamente questo è un tipo di problematica che viene percepito in maniera forte dalla collettività. Una domanda semplice al delegato all'ambiente. Ho letto tra i vari punti delle linee programmatiche l'incentivazione al compostaggio domestico, volevo sapere se già si stava provvedendo a mettere qualcosa, che tipo di azione prevedete di porre in essere. Grazie. Assessore Cappellacci. Grazie a tutti, buonasera. Allora, per quanto riguarda il tema del compostaggio domestico, ultimamente anche il servizio ambiente mi ha attenzionato questa opportunità che si crea. Stiamo valutando bene come inserirlo nell'ambito della gestione integrale dei rifiuti, perché gli attori che partecipano a questo compostaggio non sono solo i cittadini, quindi gli utenti, ma sono anche gli uomini addetti al controllo poi di questo compostaggio, che non è che effettuato in maniera conforme a quello che è previsto dalle regole per la fattibilità del compostaggio, quindi come i lavori service, eccetera, eccetera. Nel nostro regolamento è prevista comunque una sorta di incentivazione per chi
la stessa di un subito al sole. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io ho una piccola osservazione praticamente sulla sicurezza. E c'era un punto dove dice nonché la sistemazione delle illuminazioni in modo da rendere sicure le nostre strade. Non so se avete visto l'illuminazione di Aldo Moro, è scandalosa. Cioè, se quella è rendere sicurezza nella pubblica illuminazione, prendiamo subito atto, visto che la primaria che hanno fatto con i vari passi, e di chiedere a chi di dovere di fare un controllo, un calcolo lumens, come dice, un tecnico per vedere che quelle che adesso che ci sono adesso sono veramente insicure. Passi, vari passi, tutto qua. Questa è un'osservazione. Poi le linee programmatiche, è logico, siete la maggioranza, sono le vostre, le sposate in pieno, noi il nostro dovere da parte mia da consigliere è di stare attento a quello che fate e sperando che riusciamo anche insieme a portare a termine appunto. Grazie. Consigliere Caraglioni, mi dispiace ma non posso darle più la parola. Faccio vedere il verbale dei programmati che mi ha mandato 5 minuti. Scusa, consigliere Cavaglioni, qui si sta 9 minuti e mezzo. Consigliere Cavaglioni, qui stiamo parlando delle linee programmatiche della maggioranza consigliere Cavaglioni, lei ha già depositato per iscritto e io comunque, e non me ne deve dare atto, ho consentito di parlare senza limiti. Non sono un po' ma comunque adesso dobbiamo concedere al voto. Grazie. Favorevoli? Scusi, io non ho parlato. Consigliere D'Ambrosio, gentilmente, consigliere D'Ambrosio, ci troviamo in un consiglio comunale, quindi lei, al pari degli altri consiglieri, poteva tranquillamente interrompere il suo collega pur sapendo che avevate depositato un'istanza sulle osservazioni. Adesso le do la parola. Consigliere D'Ambrosio, prego. Guarda, allora, innanzitutto io non posso interrompere la parola perché non è educazione, innanzitutto interrompere un collega che sta parlando. Poi, se lei in qualità di presidente ritiene che Cavaglioni doveva parlare di me, non lo interromperà prima. Lo interromperà prima, quindi non può dire queste cose che tra l'altro per il ruolo che lei ricopre non sono adeguate. Non sono adeguate. Poi io questa sera tra l'altro ho fatto anche il bravo, ho usato il minimo tempo che poteva essere a mia disposizione. Se lei ritiene che quello che dice il consigliere di minoranza non è degno di assolutamente non sto dicendo questo, ma lei comunque quando mi viene la parola non mi interrompa. Allora, siccome lei ritiene che quello che dico il consigliere di minoranza non è degno di essere ascoltato, io rinuncio questa sera al mio intervento, non ve dico quello che voglio dire e cedo il mio tempo al Cavaglioni. Se vuoi. Mi scusi, sì, consigliere D'Ambrosio, gentilmente, le ho detto che lei quando mi chiede la parola, gentilmente, mi deve semplicemente chiedere la parola, non mi deve ridere e dirmi che pare buono, perché siamo in un consiglio comunale. Passiamo. Quindi lei va via? Sì, passa via. Sì, non so, no. A me dispiace, insomma, uscire da Brosio, insomma. Bastava dire, insomma, quando c'è un intervento la sala, ma non le solite sceneggiare da tale. Comunque, non c'è, quindi fermo qui. Io mi auguro invece i toni, insomma, siano diversi che un po' quelli fatti fino adesso, magari qualcuno di più, qualcuno di meno. Io giusto brevemente per rispondere a alcune richieste. Scorci mamma, Ivi, noi abbiamo investito un po' settimane dopo l'insediamento di questa società, dando un attimo degli elementi tecnici sulla struttura per farci presentare una proposta. Una proposta di intervento. Appena ci verrà data, ci sentiremo e la valuteremo, la proposta di intervento che potrà riguardare un misto pubblico privato, tutto pubblico, tutta una serie di situazioni che però insomma ancora stiamo aspettando. Corsi parlava giustamente del discorso del lungomare, Massimo Corsi. Diciamo
realtà non esiste, è solo studio di fattibilità che riguarda tutto il lungomare, perché questo è importantissimo. E poi c'è soltanto c'è un progetto che all'interno di quell'intervento di 150.000 euro, all'interno del quale c'è un tratto di 300 metri. Noi ci siamo insediati a luglio e siamo stati costretti a chiedere una proroga alla Regione Abruzzo, perché altrimenti il 30 di agosto bisognava terminare i lavori, non sarebbero mai terminati per una serie di ritardi. Una proroga che ci deve arrivare, insomma, è stata concessa fino a giugno del 2018. Noi abbiamo alcune perplessità dal punto di vista, insomma, sia di utilizzare risorse in un tratto importante, ma insomma che comunque non è centrale rispetto al dettaglio della sicura della nostra, però abbiamo fatto di più. Siccome sappiamo che ci sono delle risorse del bike to cost che non possono, consigliere Camaglioni, essere utilizzate per piste ciclabili che riguardano il Torrione o il centro abitato, perché appunto è un asse che riguarda esclusivamente le piste ciclabili sulla linea adriatica del lungomare, e comunque sia sulla linea che riguarda il lungomare. In merito a questo, come ben sapete, c'è già un progetto che approvavamo quando c'ero io, insomma, di 4 milioni e mezzo di euro di tutto il paese, quindi che riguarda sia il passaggio nella sobricavatoria, sia l'arrivo fino alla torre. Chiaramente quello è il discorso che potremo rivedere e attualizzare, ma non c'entra nulla con i finanziamenti che verranno messi a disposizione. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato incarico per qualche migliaia di euro per uno studio di fattibilità che riguarda i tratti sprovvisti di piste ciclabili, perché quelli che verranno finanziati, tutti quei tratti sprovvisti di piste ciclabili o i tratti che attualmente sono promiscui e quindi meritano una separazione tra pedoni e ciclisti. Come arriveranno questi fondi? Noi siamo l'unico comune che ha messo a disposizione già della Regione Abruzzo questo studio di fattibilità. Questo aspetto chiaramente ci consentirà un vantaggio, come ci auguriamo, per prendere risorse rispetto ad altri comuni. Nel frattempo daremo un incarico per fare il definitivo che si è pubblico, e lo faremo in concomitanza anche con uno studio che riguarda il lungomare, che possa anche tener conto di quel tratto di 100 metri da quel punto di vista, perché noi, a differenza rispetto a quello che avete fatto voi sul discorso del Cina, per la situazione, se ci sono delle questioni avviate, chiaramente o dei finanziamenti ottenuti, che insomma, questo finanziamento regionale non riguarda quel tratto, il finanziamento generale ottenuto, noi non è che non andiamo avanti, non perdiamo tempo, noi, ok? Quindi da questo punto di vista rigetto ogni tipo di, anche di ipotesi da questo punto di vista, e vedremo se quel tratto di 300 metri poi verrà realizzato, ma adesso hanno ripreso i lavori pochi giorni fa per l'intervento di fare di quella variante che fu approvata, e andremo avanti in questa direzione. Quindi non abbiamo perso tempo, così come insomma il consigliere Lucia, quando noi non stiamo perdendo tempo, anzi dal punto di vista urbanistico ci stiamo occupando di situazioni ferme già da tempo. Il piano regolatore sarà un altro, ricordo insomma che il piano regolatore è stato depositato a Pozzo nel bar a gennaio 2016, quindi insomma, si è votato a giugno 2017, quindi un anno e mezzo fermo, non l'abbiamo avuto fermo noi, non è per assoluto. Quindi chiaramente sarà uno degli strumenti che prenderemo, però insomma evitiamo di accusare gli altri di cose, insomma, fino a qualche mese fa non c'ero io ad amministrare, quindi c'eravate voi, quindi da questo punto di vista insomma cominciamo a ragionare sulle cose concrete. Quindi non esiste nessun studio di fattibilità sul lungomare, quindi 6 mesi non c'è nessun problema, noi facciamo in questi 6 mesi, pensiamo di aver fatto già tanto rispetto a quello che abbiamo trovato, ma non fa niente. Poi dopo io credo che ognuno di noi verrà giudicato insomma dopo un certo periodo di amministrazione, però naturalmente noi continuità, le cose che troveremo lo facciamo, così come l'approccio non è quello di valutare quello che è successo in passato sul sociale, insomma io dicevo semplicemente abbiamo situazioni gravi che probabilmente necessitano di interventi ulteriori, ma che ci devono dare una mano, quindi insomma noi evitiamo anche di andare a criticare chi ha operato prima di noi per prima da questo punto di vista. Quindi questi erano un po' i punti su cui qualcuno di voi aveva sollevato il discorso delle professionalità in merito alla progettazione. Insomma, noi riteniamo che all'interno del comune, con tutto il rispetto anche per le tempistiche che hanno e i carichi di lavoro, probabilmente professionalità che possono seguire giorno per giorno la situazione, non ce ne sono. Chiaramente potranno essere di supporto a dei professionisti che invece fanno questo anche di mestiere. Questo per dare un quadro un po' generale a come insomma intendiamo muoverci. Ma ripeto, questi mesi dobbiamo passare proprio a studiare dove possiamo attingere finanziamenti e a non sprecare nulla eventualmente di cosa che troviamo. Grazie. Ci sono ulteriori interventi? Allora procediamo per le
Eroi? 11. Astenuti? 3. 5. 5.